Dottore, i medici di famiglia sono sempre di meno, gli ambulatori chiudono, ai pensionamenti non corrispondono spesso nuove assunzioni, spesso per chi resta è a rischio proprio la salute. Sì, sicuramente sì, perché hanno reso la professione non più particolarmente appetibile. A me è piaciuta. Io ho avuto un padre che ha fatto nascere non so quante generazioni di valmontonesi qui, perché era il vecchio medico condotto e faceva nascere i bambini nelle capanne, quindi, e chiaramente ho in mente quell'aspetto che è bello. Che cosa comporta gestire 1300 pazienti? Avere i capelli bianchi molto presto, perdere il sonno tranquillo, perché ripeto, se arrivano le richieste, poi per quanto riguarda problemi la domenica, il sabato, il lunedì, diciamo, alla fine rischia di scoppiare. Cioè non abbiamo difese rispetto ai contatti che riceviamo sia giornalmente che mensilmente che annualmente. Se uno pensa che qualche anno fa ho avuto 14.000 contatti. Dal Covid poi è cambiato tutto, tutto in peggio. Prima del Covid non era così. Il sistema è letteralmente impazzito. Quando arrivano le richieste per farmaci all'una di notte, perché è capitato anche questo a me, come immagino sia capitato un po' a tutti, diventa difficile perché uno dice: ma io che cosa posso fare? Questo vuol dire non avere il diritto alla disconnessione? C'è chi se lo prende, c'è chi se lo prende e secondo me fa anche bene. Io non ci riesco. Lei ha detto che questa non è una professione più considerata attraente. Quali sarebbero le possibili soluzioni? È una rinegoziazione alla fonte, perché quello che chiediamo noi è l'essere ascoltati con pari dignità rispetto agli altri.